Siamo alla di Gesù Maria. Oggi, fratelli e sorelle carissimi, celebriamo la solennità della Santissima Trinità, che è la festa di Dio. Contempliamo il mistero rivelato dal nostro Signore Gesù Cristo, di Dio, che è al tempo stesso uno nella natura e trino nelle persone, Padre, Figlio e Spirito Santo. Durante l'omelia di ieri sera ho cercato di meditare con i fedeli sul fatto che la Trinità nell'unità ci fa comprendere come l'essenza del mistero di ciò che Dio è sia l'amore. Dio trino vuol dire che ci sono tre persone che si amano infinitamente e reciprocamente e che fanno comprendere come l'essenza di Dio sia l'amore. Per approfondimenti, chi volesse approfondire trova l'omelia su web. Oggi, insieme a voi, volevo riflettere un po' sul mistero del Dio uno, cioè di Dio chi è in se stesso. Quindi quali sono gli attributi che fanno di Dio Dio? Perché purtroppo oggi, se io vi dicessi, senti un po', qual è la differenza che c'è tra te e Dio? Lui è Dio e io sono morto. Sì, ma in concreto che significa? Dagli un contenuto a questa affermazione. È molto importante riscoprirli, figlioli miei cari, perché oggi noi, tutti noi, dobbiamo fortemente riscoprire il senso di Dio, non soltanto, ma anche certamente all'interno del luogo sacro, dove non sempre lo si mantiene vivo, ma anche in tutta la nostra esistenza e nel nostro particolare rapporto con Lui. Allora, voi sapete, ci sono 4 o 5 attributi che fanno di Dio Dio e che noi non abbiamo. Quali sono? A differenza di noi, Dio è eterno. Proviamo a focalizzare cosa vuol dire essere eterno. Dio questo lo ha rivelato quando si manifestò a Mosè, ricordate l'episodio sul trono ardente. Mosè disse, ma tu come ti chiami? Che cosa gli ha risposto il nostro Signore? Io sono colui che sono. Sapete che significa questo? La nostra mente non può pensarlo perfettamente, perché vuol dire che a differenza di noi, Dio non ha la data di nascita. Io mi ricordo le risate quando facevo, come desidero fare, il catechismo ai bambini, dicevo questa cosa, dicevano, ma 100 miliardi di miliardi di miliardi di anni fa Dio c'era lo stesso, sì? E 100 miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi, guarda, metti tutti i miliardi che ti pare, non ci arrivi a comprenderlo. Ecco perché vuol dire io sono colui che sono, perché Dio vive un eterno presente. Io ho la data di nascita, che è il 1971. Prima ancora della data di nascita, che noi la conosciamo, ma voi conoscete quando è stata creata la vostra anima, cioè quando è stata concepita, molto difficile. Comunque noi sappiamo che ci abbiamo avuto un inizio, cioè un punto alfa della nostra esistenza. Se ci credi, e dobbiamo crederci, la tua anima è immortale, cioè una volta che Dio l'ha creata non può morire più, ma è comunque un ente creato. Dio è eterno. Questo che si chiama il Padre Eterno, che noi un'espressione che a volte diciamo un po' così. Quindi quando stiamo dinanzi a Lui, stiamo di fronte a uno che è eterno. Altra cosa, altro attributo tipico di Dio. Dio è immenso. Sapete che significa che Dio è immenso? Si diceva con una formuletta troppo frettolosamente accantonata e messa in soffitta. Il fatto che Dio è immenso significa che Dio è in cielo, in terra, qualcuno se la ricorda, e in ogni luogo, cioè è tutto e dappertutto. Voi sapete quanto è grande l'universo che non conosciamo? Avete mai sentito parlare di anni luce? Sapete quant'è un anno luce? Quanto più nell'universo un anno luce sarebbero come, guardate, 2 centimetri per noi, quindi un anno luce dell'universo è tanto così. Ma un anno luce è una distanza di questo genere, la luce viaggia a 300.000 km al secondo. Quindi quando voi accendete la lampadina e tornate a casa, contate fino a 1,
guardate quella luce, pensate che quella ha fatto 5 volte il giro della Terra. Ok? Una luce che vuol dire che devi moltiplicare 300.000 km per capire che distanza c'è, eh? D'accordo? La luce è a 300.000 km al secondo, eh? Per fare un minuto luce devi moltiplicare 300.000 km per 60 secondi, è un minuto luce. Poi per fare un'ora luce devi moltiplicare quel numero per altri 24, poi per fare, no, per altri 60, perché un'ora è fatta da 60 minuti, per fare un giorno luce devi moltiplicare quel numero per 24, e per fare una luce devi moltiplicare quel numero per 365. Già sapete un numero che per chi ve lo seguo ben suo, questo è un anno luce, ma noi conosciamo stelle che si trovano a milioni di anni luce. Sapete cosa vuol dire che Dio è immenso, che Dio è presente in questo momento qui, totalmente, e in chissà quale galassia che manco sappiamo che esistiamo, sparsa nell'universo, allo stesso identico modo. Non soltanto è presente, i maestri spiriti dicono è presente in tutte le cose per potenza, presenza ed essenza, sono nude ai suoi occhi, soggetti al suo impero e al suo comando. Cioè con un atto di volontà Dio è in grado di incidere in qualunque punto dell'universo esistente, capito? Guardate che questo Dio tra poco viene sul nostro altare, perché quando io consacro arriva la seconda persona della Santissima Trinità qui, il Verbo incarnato. Cerchiamo di rappresentarci la sua grandezza. Terzo attributo di Dio, mi fermo al quarto oggi, se no facciamo troppo tardi. L'onniscienza, una cosa ce la dobbiamo ricordare. Dio sa tutto, si diceva nel catechismo antico, anche i nostri pensieri. Noi siamo nudi davanti a lui. Pensate, quando ci andiamo a confessare, noi non ci andiamo a confessare da un uomo, cioè tu devi confessare delle cose che Dio già sa, non è che tu lo vai a informare, capite? Come i bambini che fanno le marachelle, no? Fanno qualche marachella, poi vanno dalla mamma e dicono, ma questa gliela racconto, questa no, se non mi fa una faccia così. Se tu fai così nei confronti di nostro Signore, sei molto sciocco, sei molto stupido, la confessione è completamente nulla, perché quando tu vai davanti al confessore, lui già sa tutto quello che hai fatto, e per darti la soluzione vuole che tu, tutto che lui già sa, lo dici al confessore dalla A alla Z, senza edulcoramenti, senza scappatoie, senza giustificazioni, capite? È dare gloria a lui. Questo è anche molto importante perché quel rapporto a cui tutti siamo chiamati è un rapporto interpersonale con il nostro Signore. Dio lo sa quello che pensi, anche di lui, capite? Lo sa. E noi dobbiamo imparare a fare che la nostra vita cristiana sia un dialogo fatto con lui. Non è importante quello che pensa di me, il mio amico, la mia amica, il parroco, il confessore, chi fa parte dei gruppi ecclesiali, il responsabile del gruppo X, il capo scout, il catechista, che te pare. È importante quello che Dio pensa di te. Quando uno capisce bene l'onniscienza si ricorda una frase di San Francesco d'Assisi e dovremmo ricordarla tutti più spesso. Ed è questa. Ricorda, figlio mio, che se tu hai gli occhi di Dio sei buono. Pure se tutti parlano male di te, pensano male di te, tu sempre buono. E se invece agli occhi di Dio tu buono non sei, pure se tutti te lodano, ti applaudono, ti dicono ma quanto sei bello, quanto sei bravo, tu sempre cattivo rimani. E concludiamo, perché tanto ciascuno vale agli occhi di Dio e tanto egli è nulla, non ci possiamo nascondere, non ci possiamo assolutamente cambiare in ciò che siamo, valutati dinanzi ai suoi occhi. L'ultima cosa che è molto importante, l'onnipotenza. Voi ci credete che Dio è onnipotente o no? Diciamo credo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente. Sapete che significa che Dio è onnipotente? Che Dio nell'ambito del bene, perché l'onnipotenza Dio non la usa e non la userà mai per fare il male, perché fare il male non è un gesto di onnipotenza, ma è un gesto di onnistupidità, d'accordo? E Dio tutto è uno che è stupido, quindi il male non lo fa. Capite? Cioè, essere il male sarebbe come per dire, ah, io voglio fare lo splendido, in modo dimostro che so lo splendido, io non accetto e mi taglio un braccio.
Quindi prova di coraggio o prova di stupidità. Quindi Dio l'onnipotenza non la userà mai per fare il male, perché non è l'espressione di onnipotenza, ma la può usare per fare il bene. Sapete cosa significa che Dio onnipotente? Significa che ogni cosa, anch'io, è immediatamente soggetta alla potenza di Dio. Per cui se Dio volesse adesso mettermi a chiudere la bocca, gli basterebbe un movimento del suo potere perché questo accadesse. Per cui se io sto parlando in questo momento è perché Dio sta dando il beneplacito a questa azione che io sto facendo, se no non parlerei. Tra l'altro, se sto parlando a proposito vuol dire che mi sta ispirando, e se sto parlando a proposito vuol dire che Dio sta sopportando le sciocchezze che sto dicendo senza fermarmi. Questo è la rappresentazione adeguata della sua onnipotenza, capite? Tutto questo dobbiamo inserirlo dentro il discorso di ieri sera, che era amore, perché tutti i divini attributi Dio li esercita nell'ambito dell'amore. Allora, facciamo un esempio tanto per capire qualcosa. E allora tanta gente dice, ma perché se Dio è onnipotente non mi ha guarito mio cugino che si è morto dell'umore nonostante che io l'avessi pregato? Qual è la risposta esatta? Che forse che Dio non è onnipotente, che non poteva guarirlo? No, perché Dio è onnipotente, ma non l'ha guarito perché? Perché nella sua onniscienza e nel suo amore sa che la guarigione da quel tumore non è una cosa buona, anche se tu non lo capisci, e quindi non l'ha guarito. Sapete che quest'anno stiamo al centenario di Fatima, no? Abbiamo quasi concluso. Quando c'erano le apparizioni, come dire, a appuntamento, tutti andavano a chiedere ai veggenti, guarda che se vedi la Madonna di Dio che se non guarisce Tizio, non guarisce Caio, e c'aveva una lista delle cose, che quando arriva la Madonna probabilmente penso che gli facevano leggere la lista, perché a dirgli tutti quanti, se finiva tutto il tempo dell'apparizione. Sapete la Madonna cosa rispondeva? Questo è guarito e questo no, questo è guarito e questo no, questo è guarito e questo no. Che vogliamo fare? Dio è giusto? Fare preferenze? No. Dio sa che quello è bene che sia guarito e quello no, quello è bene che sia guarito e quell'altro no. E la mano aggiungeva, quello si deve convertire se vuole essere guarito, altrimenti guarito non sarà. Capite? Quindi noi dobbiamo fare attenzione, concludo, a conciliare queste due dimensioni, l'infinito amore di Dio con la sua infinita eccellenza, grandezza e santità. Allora, quando io sto per esempio al suo cospetto, pensate in chiesa, no? Facciamo un pochino di esempi, nessuno si senta colpito, perché molte volte noi facciamo tante cose perché non ci pensiamo, per ignoranza, però la conoscenza serve appunto a dire, mo ci penso, così la prossima volta farò attenzione alla cosa che non ci penso. Se io tra poco arrivo alla consacrazione, lo dirò sempre, alla consacrazione scende Dio sulla terra, ma secondo voi, innanzi a Dio, qual è l'atteggiamento del corpo adeguato? Che ci invita a fare la Chiesa, perché quando io stendo le mani, se leggete le rubriche, la Chiesa dice, ci si mette tutti in ginocchio. Se non dimentichi, è un peccato molto grave da un punto di vista oggettivo, a meno che non ti facciano male le ginocchia, o non c'è l'artrosi, perché Dio certamente non vuole torturarci. Perché? Perché tu stai davanti a Dio, capito? Non stai davanti a Pinco Panco, non stai davanti a un pezzo di pane. Quando uno entra in chiesa, questa è la sua casa, che stanno i cartelli in giro. Qual è l'atteggiamento da avere nella casa di Dio? Il decoro esteriore, non si entra in chiesa come se fosse una spiaggia, a braccia scoperte, scollati, con le gonne corte, e pure gli uomini anche. Una volta uno mi disse, dice, ma tu, ma gli uomini non entrano in chiesa a pantaloncini, ma anche loro a pantaloncini e ciabatte, perché non è che sono tante le donne che devono stare attente a come stanno, capite? Ma perché? Perché sto al cospetto di Dio in persona, cioè, noi non lo vediamo mai così. Io dico sempre, tu pensa se arrivasse, se tu dovessi andare in udienza privata dal Papa, scusate, no? Se uno si richiama il Papa in udienza privata, ma io vado al Papa in udienza privata e ci avanti in pantaloncini, alzi la mano di parlare al Papa in udienza privata e ci avanti in pantaloncini, non ce l'hanno, no? Ma secondo voi qua dentro c'è sta qualcuno che è più grande del Papa oppure no? Ma sì? Perché il Papa è soltanto il Papa, è il vicario di Gesù, ma qui dentro c'è Gesù, capito? Sta dentro il tabernacolo anche quando facciamo la messa, capite? Mi posso mettere a chiacchierare in chiesa come se fosse un mercato? Voglia mettere i cartelli silenzio, specialmente i turisti, cioè sto qua dentro come se fossi in un museo, intanto dico, ragazzi,
è tanto bella sta chiesa, no? Guardatela, perché è bene guardare le cose belle che ci rendono mai con Dio, però questa è la chiesa, non è un museo. Quindi ha dentro un museo, chiacchiere, loro dico, ammazza che bella, ammazza, di qui no. Primo perché questa è la casa di Dio, secondo perché c'è qualcuno che sta pregando, lo disturbo. E non è possibile che una persona che vuole venire a pregare qua dentro può pregare perché entra turisti. Devono piano piano imparare, bisogna piano piano imparare, scoprire, capite, il senso di Dio. In tutte le dimensioni, in tutte le cose, la stessa cosa quando tu stai fuori. Se fai una cosa o se non fai una cosa, l'altro giorno il nostro caro vescovo diceva, cioè, le tue scelte, come amministri i soldi, quello che fai sul lavoro, quello che fai in tua casa, non è che in chiesa c'è Dio che fuori c'è sta, no, no, Dio mi scelte, Dio in mezzo dappertutto, guarda come lavori, guarda come amministri i soldi, guarda come tratti tua moglie, come tratti tuo marito, come i tuoi figli, tutto, capite? Quindi tutta la nostra vita messa dinanzi a Dio, e se io imparo a interloquire con lui sapendo che è amore infinito, ma che è anche maestà e santità infinita, trova significato nuovo, è interlocuzione feconda e costruttiva. Allora chiediamo a Maria Santissima, mi fermo perché è impossibile sondare troppo altissimo, sono soltanto delle suggestioni. La Madonna è una creatura divina perché lei sapeva essere al tempo stesso infinitamente intima e vicina a Dio. Nessuno ha amato Dio tanto quanto la Madonna, ma al tempo stesso infinitamente rispettosa, capite? Quindi sono due comportamenti che devono essere coniugati. Dio non dobbiamo mai avere paura, perché amore ci vuole bene e il nostro rapporto con lui deve essere un rapporto di amore, ma non dobbiamo mai fare che il nostro rapporto con Dio diventi come i rapporti tra gli uomini. Sapete come dice il proverbio? La confidenza è la madre della mala creanza, cioè il nostro rapporto intimo di amore, di affetto con Dio non deve mai farci dimenticare di Dio e che quindi i miei comportamenti esistenziali e anche comportamentali, proprio esteriori con Lui, devono sempre essere rispettosi della sua grandezza e divinità. Chiediamo alla Madonna che ci aiuti a fare una buona sintesi di questo, perché la nostra vita e il nostro rapporto con Dio possa essere sempre bello, fecondo e pieno di amore, già qui da questa terra fino a quando più bello e perfetto diventerà quando lui morrà in cielo. Siamo lodati Gesù e Maria. Sì.